nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il nostro Spirito. O Signore, per intercessione del Beato Carlo Acutis, vogliamo rivolgerti una supplica e una intercessione. Vogliamo pregarti per i giovani di questa comunità parrocchiale. Vogliamo pregarti per i giovani della nostra comunità diocesana. Vogliamo pregare particolarmente questa sera per i circa quasi 1000 giovani della nostra diocesi che si recheranno a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù. Ti ringraziamo, Signore, per il bene che stai seminando nel cuore di questi ragazzi. Ma tanti ragazzi sono ancora affamati, hanno la carestia della parola e desiderano forse nel loro inconscio incontrarti. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che non siamo stati capaci di comprenderli, di capirli, per tutte le volte che forse abbiamo posto dei diaframmi nel loro cuore e non ti hanno incontrato. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che li abbiamo scandalizzati ed essi hanno chiuso la porta a te, o Signore. Dacci la capacità di convertirci sempre e di far sì che ogni giovane, ogni mente che cresce nel corpo e nello spirito possa essere affidato a te, e fa che, parlando ancora una volta al loro cuore, per intercessione di questo santo giovane che ti ha conosciuto, che ti ha amato, che ha dato la sua vita per te, fa che per intercessione sua tutti, ma dico veramente tutti o tanti, possano incontrarti e amarti allo stesso modo. Che la fantasia della santità, così come si è diffusa nel cuore di questo ragazzo, si diffonda anche nel cuore nostro e nel cuore dei nostri giovani. Te li affidiamo per l'intercessione del Beato Carlo Acutis, perché tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.